prestigiatrice. Che mi sia prestigiatrice di Attia? Fui una vistocchere del decanno, ma nella trassata groga che isaghera. Fui con un omine mannu su baffo, un omine mannu canto una furca. Morto de fame, si appogavo un vago pane sartizza e caso, un fiascheino. In un quattro il figlio che ha fatto sparire tutto. Di asi mi si ho subito rendi conto che appunto prestigiatore de fame nei brusche de fame. E puro a suo telefono intendi ne sao che paria ad una bella vizzocca. Deo che non dà pintendio, uini sempre massulante, sempre da bucca prena, di piantesse da su manco su una chida, senza pappare. Povero ordeisso so. E sul locale io si dasa. Io si appogliavo sul locale di San Massi, non si speranza che non si chiama per la sarzenna. E noi spensando a una vizzoccona come tenerina e magari in mezzo su. No, non tenimo fortuna, no? Ammenta di fare e stare in un bando. Di accorrare tutto questa spuda che ti dà, che se non lo gusta, non lasciano manco pinnia. Ascolta, io ci avessi in te un attimo, sieni di Maria Sedatto, nati che ha potuto sentire e non che torno. Vai tranquillo, vai. Balla, in questo comune ne capita davvero bella, sa. Per 20 anni schizzo impiegato e andavo più di ogni colore. 11 sindico so, uno trotto e satero bistrotto. Ma... è permesso? Avanti. Si può avere il permesso di salutare zio Tommaso? Oh, Antonica carissima, che bella sorpresa! Come sta? Ti trovo sempre più giovane. Non mi posso lamentare. Ho i miei anni e cosa vuoi? Il tempo. Che già siete giovane. Cosa mi raccontate di nuovo? Raccontare le novità spetta a te, che vieni dalla capitale. Qui le novità sono veramente poche. Ma dimmi, Antonica, cosa ti occorre? Ecco, dunque, insomma, come dire, mi necessitano... questi documenti. Ma vediamo se ti riservi. Siediti, Antonica. Allora, vediamo un po', Antonica, se la possiamo accontentare. Ti serve un certificato di sana e robusta costituzione. Già vedo che sei abbastanza sana. Certificato di maglia e cucito, savranella e arda e schierfare. E certificato di belle speranze. Tutto qui. Se per questo non c'è nessun problema, li facciamo seduta stante, sarebbe bella. Ma dimmi un po', come ti occorrono questi documenti? Veramente? In carta semplice o in carta da bollo? Veramente questo me lo dovete dire voi, perché io non me ne intendo. Ma dipende dall'uso che ne devi fare. Uso? Diciamo che mi servono per uso matrimonio. Uso matrimonio. Matrimonio. Matrimonio, ma dinde serre, dinde contu de su che se nande. Nara, Antonica, non mi adesso giocando i galli con una brullitta, no? No, zio Tommaso, è la verità. Perché non me li potete rilasciare? Antonica, non ti ho detto questo. È che, scusami, e oggi sono un po' stordito, non so, sarà il caldo, forse anche la sorpresa. E a razza e sorpresa. Zio Tommaso, la comprendo, ma cosa si può fare? È la vita. Ehi, sa ragione, ma non mi sanno arrecare nessuna sorpresa, questa è a razza sorpresa. Sorpresa o non sorpresa, i documenti mi servono e non è tutto. E perché? Che altro c'è, Antonino? C'è che gli stessi documenti li dovete preparare anche per il mio ragazzo. Ma... perché è nato in questo comune anche lui? Come? Non sapete che anche lui è nato in questo comune? Ma commente pazzo di schirisi ancora non mi hanno chiesto. Mi dovete scusare, sono un po' distratta. Sarà il caldo. Il ragazzo è Giuseppe. Giuseppe? Giuseppe Suffizio del suo sindico nuovo ed è Felice Aguilino. Sì, proprio lui. Mamma mia, razza e sorpresa, suo sindico e suo sindico nuovo, sorgonzo. Adesso è cosa di dormire a questo sappari, con suo carattere che si zappano. Ma comunque, è un deseo meno, ma meno contento che qui te fai una bella lassa. Ma, caramelo, ma voi tenervi Giuseppe Vudo?
Perché? Aveva paura di incontrare il padre. Ehi, ma tutti in duno con sta pressa, che succede? Cosa vuoi, zio Tommaso? Abbiamo avuto un piccolo inconveniente. Cosa vuole? Sono cose che capitano. Si è chiesto rotta la calzica a pulso, e come sta a riparare sul danno, vero? Ma come te mai Giuseppe non vengo? Perché aveva paura di incontrare il padre. Ah, mi da zainavo, non sa ragione. Perché il padre non è d'accordo? No, non è che non sia d'accordo, è che ancora non gliel'ha detto. Sant'Antonio mio, com'è da piegare questo carattere di Zappala, ma... Uff, che caldo, qui c'è da soffocare. Mamma mia. Antonica, sta arrivando il sindaco, il tuo futuro suocero. Aspetta, se gli vuoi parlare. No, no, allora me ne vado, per i documenti ci ripasso in un altro momento. E toccala, come te chiedi, Antonica, va. Buongiorno. Buongiorno. Ma... che cheria da sapita del Battista Cucchita? Oh, nuda, nuda, cosa del documento, so. Alla, questo da comporavo Giuseppe, speriamo che ci sia il giusto. Ah, che Giuseppe in vita? Eia, da comporavo questo, poi testo un bizzocco, avere un giudizioso e studioso. Che è la sede di sua, non fu come te dice, non mi va, fu un pago... Conquista là, un vago di scuoleggio. E su tempo spassala, ma naramenu vago Giovanni, a sedare de Giuseppe due mi pare che vuoi con Giova, o noi o sbaglio? Ma mi dove pensare? Eia, lampo si corre su tempo su, non mi, ci, mi dammento se ha voluto mi posso sedere in domo. Babbo non ti credi intende, manco sa idea. Che vuoi troppo giovane, che gli ha di schio un chimico che vuoi tante. Io non so che su babbo e sua mamma in questa cosa, non lo devi entrare con nulla. Ma me la volta sono così, se non fai male, pensi che casualmente tenendo un'esperienza. No, non sono d'accordo con te, Gusù. Sa femmina, devi perseverare due e basta. Poi te sei tu e chi te per bife con questa pocantu campata. Sei d'accordo, solo che non narrere uno così non fai male. Ma non mi lo pago, Battista e Tommaso. Ma è che ti chiedi scogliuare e che si intende come te la vento? Tu non mi dà conto giusta. Gommo. Cusù è un brinco che si deve fare a giovano e non a vezzo come te sei io. Già è vero, già è vero. Ma tu hai notizio che nara da mezzo strato che non mai. E poi se tu gli hanno servizio, se l'hanno stilo giocare bene. Va.